Prosegue la raccolta fondi per i restauri della Basilica di San Petronio e questa volta l'iniziativa che ha per teatro la vetrina di un negozio del centro di Bologna è davvero unica nel suo genere. Ce la spiega il servizio di Matteo Merli. C'è un uomo in vetrina a Bologna. Venerdì pomeriggio Giorgio Comaschi è entrato in una stanza con la promessa di uscirne domenica a mezzogiorno. Un particolare, la stanza è in realtà lo spazio di un negozio di abbigliamento e affaccia sulla centralissima via d'Azeglio. Così per 72 ore, pause e toilette a parte, l'attore bolognese sarà visto e ascoltato da chiunque passi, mentre mangia e mentre dorme, ma anche mentre legge, recita, canta, chiacchiera con i tanti amici che lo vengono a trovare, eppure mentre spiega il senso dell'iniziativa. Non faccio spettacolo, sto in vetrina per sostenere il lavoro di restauro di San Petronio, che ne ha bisogno e che la nostra basilica è casa nostra. 3 giorni dunque per aiutare Io Sostengo San Petronio, il crowdfunding civico organizzato dall'associazione Succede Solo a Bologna. Sicuramente impegnativo, ma in realtà non sembra andare tanto male. Prima una mia amica è arrivata, mi ha portato dei dolcini siciliani. Insomma, vengo fuori da qui che sarò una botte praticamente perché tutti mi fanno da mangiare. Siamo allo sport.